Centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Arriva una chiamata dal porto di Fano poco dopo le 10 di questa mattina. Fiamme da un natante e probabile ferito a bordo. Scatta immediatamente l'emergenza. Sulla banchina della Marina dei Cesari arrivano a sirene spiegate Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Un denso fumo giallo intanto esce dalla sottocoperta di una barca, ma fortunatamente è solo un'esercitazione antincendio. Due volte all'anno, una per semestre, la Capitaneria di Porto, attraverso queste simulazioni, con tanto di estrazione del ferito e spegnimento delle fiamme, testa la catena dei soccorsi e la sua tempistica per fronteggiare ogni possibile situazione critica che può verificarsi in ambito portuale e ottimizzare le tempistiche. Con il coordinamento della Capitaneria di Porto quindi è stato valutato nel complesso tutto l'intervento, quanto tempo passa dalla chiamata all'arrivo dei soccorsi e i tempi di intervento della squadra dei Vigili del Fuoco fino anche al trasbordo del ferito. Ad assistere questa mattina all'esercitazione dalla passeggiata dell'Isippo tra chi l'ha scambiata per un vero intervento e chi invece si è reso conto della simulazione, un folto numero di curiosi e passanti, tutti catturati dall'inaspettato fuori programma. No, 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 no.